Sì, questa è una grande soddisfazione, anzi direi con una punta d'orgoglio. Ricordo quando 13 anni fa, nel 2000, diventò Novarese dell'anno mio papà, quindi questa sera in sala devo dire che c'è anche un po' d'emozione da parte sua e da parte mia, oltre al fatto che l'emozione è grande perché insomma questo premio, questo riconoscimento è il più importante sul nostro territorio, quindi ci gratifica molto e come ho detto prima il fatto che l'abbia avuto anche mio padre è un motivo in più per essere molto contento. Un impegno, una passione, un riconoscimento per tanto lavoro svolto? Beh sì, sono 20 anni, sono passati 20 anni, forse qualcosa in più, e quindi il lavoro è stato davvero tanto, l'impegno tantissimo, come cercherò di dire stasera con l'enorme tentativo di non emozionarmi troppo, è una cavalcata di 20 anni fatta da 2 amici che hanno iniziato con un'idea, una grande passione, una grande amicizia, e da qui è poi venuto fuori un lavoro. Un lavoro che ci ha portato in 20 anni da Novara, dalle radici, partendo dal territorio, arrivare in tutta Italia, andare anche oltre i confini nazionali. Quindi una grandissima soddisfazione, senz'altro, soprattutto di questi tempi. Si pensa al territorio e si pensa a come nel territorio si è riusciti a coltivare, dove affondano le nostre radici, si è riusciti a coltivare, a seminare e scoprire che ci sono dei fiori, delle piante che possono nascere da questa attenzione, da questa passione che è diventato un lavoro, ma soprattutto significa capire che ci sono dei lettori che credono nella cultura. E quindi alla fine il premio è un premio che va anche a tutti i lettori dei libri di Interlinea che in questi 20 anni ci hanno fatto capire e continuano a far capire come la parola, come la cultura sia non soltanto un prodotto merceologico, sia in verità un bene sociale che va coltivato, in cui occorre credere. Ed è per questo che un premio di questo tipo forse aiuta ad avere speranza, a credere anche in una cultura che può fare anche economia e può aiutare il paese. Ma io sono molto contento, è un riconoscimento prima di tutto inaspettato, mi rende molto felice perché è un riconoscimento che va oltre la mia persona, è un riconoscimento collettivo che riconosce il lavoro che dal 2007 tantissimi giovani, tantissimi adulti ma anche molte organizzazioni stanno portando avanti sul nostro territorio. Dopo 6 anni di duro lavoro sono veramente contento che Novara abbia fatto questa scelta perché significa che la comunità ha anche fatto suo quello che era il messaggio che noi in questi anni abbiamo cercato di portare, che è compito di tutti cercare di liberare questo paese dalle mafie e che serve una crescita democratica che deve essere portata avanti a tutti i livelli. Sono onorata e contenta di un premio totalmente inaspettato e spero che serva da stimolo all'attività che io faccio per stimolare sempre più giovani a fare ricerca in modo che quello che abbiamo iniziato possa avere un futuro, soprattutto per i pazienti che sono affetti da una malattia veramente drammatica, di cui c'è tanto bisogno sia di un'assistenza qualificata, sia di una ricerca qualificata. E questa sperimentazione è stata avviata l'anno scorso, sono già stati fatti i primi 4 pazienti. Abbiamo come obiettivo di arrivare a fare il primo gruppo di pazienti trapiantati nel midollo lombare entro marzo. Dopodiché, se l'Istituto Superiore di Sanità valuterà i dati sufficientemente sicuri, passeremo al secondo gruppo, quindi a un trapianto nel midollo cervicale in pazienti a uno stadio di malattia meno grave.